ragazzi, che vi sto dicendo da diversi giorni, diverse settimane? Che vi sto dicendo? Lozano merita una seconda chance. Una seconda chance. Lozano ha bisogno di fiducia. Lozano ha bisogno di continuità. Lozano ha bisogno di segnare. Di segnare per risentirsi protagonista. E Lozano ogni volta che sta entrando con Gattuso merita, cioè ogni volta che entra mi dà un motivo in più per farmi dire merita di rimanere anche il prossimo anno, perché quest'anno è stato un anno particolare per tutti. Lozano purtroppo è rimasto in mezzo, ma io le qualità le ha, io l'ho sempre detto, l'ho sempre detto, è un giocatore di qualità, è un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra, quindi molto utile alla causa Napoli. Dunque comunque lo dico, entrambe le cose, è finita la live reaction per adesso. Napoli batte il Genoa 2-1 e li semi condanna al Serie B, anche se rimangono altre 6-7 partite davanti. Che c'è da dire? Bel Napoli, non c'è niente da dire. Bel Napoli non ha sottovalutato assolutamente la squadra genovana. Il Genoa ha giocato non da squadra che vuole rimanere in Serie A, almeno questa è la mia impressione. Abbiamo segnato subito, quasi, con gol di Elmas, che però è stato annullato per un fallo di mano. Io pensavo che fosse stato annullato per fuorigioco, invece è un mano che non capisco perché, nel senso, no? Io ho fatto pure la sceneggiata in live, ok? Cioè Manolas si prepara a tirare, ok? Si prepara a tirare. Giustamente quando uno tira allarga il braccio. Quantomeno quando tira da fermo tiene le braccia dritte, ok? Come cazzo fa che Manolas non tocca il pallone, lo tocca il difensore genovano e Manolas teneva il braccio aperto perché aveva tirato, ok? Aveva tirato. E la palla va sulla mano, cioè è mano, però non capisce che da fa la salata da Iao Brach Manolas. Capì, ma comunque quest'anno io le regole sui falli di mano le ha scritte Topolino, non c'è niente da fare. Poi, altra cosa, questa partita è stata una partita scriptata di FIFA, come noi facciamo sul Pro Club, identica. Il Napoli ha tirato, Perin ha fatto miracoli, Goldaniga, ha fatto sei presenze nel Genoa e un gol. Posso capire un difensore che su 20 presenze, 25 presenze fa il gol, perché ogni tanto un colpo di testa su calcio d'angolo te lo fa il difensore, ok? Ma sei presenze, ma sentiamo proprio contro a lui, ma la miseria, ma che porca miseria, meno male Gattuso ha dato fiducia a Lozano insieme a Milik, mamma mia, vabbè, verso la fine parliamo di giocatori che mi hanno deluso. E Lozano è entrato, ha segnato, è entrato a coprire quando Isai è andato in buca, quindi è tornato indietro, quindi Lozano ha giocato veramente bene. E vittoria meritata del Napoli, punto. Abbiamo giocato praticamente sempre solo noi, anche se negli ultimi 20, non voglio esagerare, ma negli ultimi 15 minuti abbiamo pensato più a spazzarla a fanculandia la palla invece di gestirla. Lozano ha giocato bene, e lo ripeterò sempre, Lobotka ha giocato bene, Faber Ruiz era morto che cammina, però ha fatto l'assist, Mertens ha segnato ma ha fatto anche parecchie sponde, Insigne va benissimo, dei tre mi ha deluso Politano. Io sono sincero, io quando dico un'ufficialità di un giocatore non mi vado a ricordare cosa ho detto di quel giocatore, a meno che non diventi un meme come Isai, come Van der Flower, ok? Io non mi ricordo cosa dissi di Politano. Però caro Politano, che molti ti osannano con Politanos, a un garrana finta possetto una! Non dico 10, una! Che poi, oltre al fatto, lo vuoi utilizzare il destro? Sto cazzo di destro lo vuoi utilizzare? Il destro lo vuoi utilizzare? O usi solo il sinistro?
usi solo il sinistro e il destro ma tu poco non lo utilizzi manco per camminare. Che poi alla fine ha fatto un tiro col destro ben parato da Perenna, che li portacci sua ha parato di tutto nel primo tempo, soprattutto ha subito sempre gol da cani e porci e proprio contro noi da fare miracolo, ma comunque è importante, due gol li abbiamo messi. Ma caro Polita, un dribbling, uno, non dico di uno, e mi fai sempre la stessa finta, te la porti sul sinistro, o la passi dietro o cambi direzione, ma un tiro, che poi i tiri che ha fatto col sinistro sono stati giustamente ribattuti, perché lui è mancino, tutti lo sanno che è mancino, pure in Serie C sanno che è mancino, se giocasse in Serie C, pure Politano se verrebbe là, in Serie C, verrebbe murato, perché lo conosco, è prevedibile, i mancini sono prevedibili, a meno che non ti chiami Messi o Maradona, che usavano anche il destro ogni tanto, più che ogni tanto, cazzo, poi Milik, un altro che non mi è piaciuto, Milik, ma che cazzo di atteggiamento è, un atteggiamento moscio. Cioè, stavi solo tu davanti alla porta e invece di stoppare il pallone o tirare una bomba, tiri una fetenzia pensando che fosse fuori gioco. Ma è fuori gioco! Lo è quando l'arbitro fischia! È come il rigore, uguale! Che cazzo li fermi a fare? Sì, in una godura c'è anche un piccolo sfogo contro questi due giocatori che, sinceramente, per Politano mi sta deludendo. Abbiamo il riscatto l'anno prossimo, ma mi sta deludendo. Mi dico, ormai te ne valigia in mano, saca capo, coponziera, in vacanza, quindi chi se ne fotte? Giustamente, a se ne fotte, quindi... Vabbè, comunque l'importante è aver vinto, l'importante è finire dignitosamente la stagione, perché dopo un inizio di merda io vorrei un fine di stagione intrigante e interessante, perché come ho detto stamattina dobbiamo rompere le palle ad altre squadre e magari tenere anche il quinto posto, che da dodicesimo a quinto posto diciamo che è una forma di scuse da parte dei giocatori del Napoli. Fatemi sapere la vostra, un saluto a tutti, forza la mia sempre, ciao io.